Venerdì 4 dicembre sentiamo i titoli di Occhio alla Notizia. È ufficiale, le Marche tornano in zona gialla da domenica 6 dicembre. L'annuncio del presidente Acquaroli che si raccomanda: il colore della regione nelle vostre mani, impegniamoci al massimo. In vigore da oggi il decreto del governo che blinda Natale e Capodanno, nuove restrizioni per scongiurare una terza ondata di contagi. Oggi con le cose moderne cosa c'è? Skype, c'è WhatsApp, ci si vede lì. Parte nelle Marche in Umbria il nuovo numero unico di emergenza europeo 112, sarà gestito da una sola centrale di risposta con la sede ad Ancona. In arrivo anche a Fano i bonus a spesa per le famiglie in difficoltà, al via mercoledì il primo bando online per ottenere l'accredito sulla tessera sanitaria. Gattina abbandonata dentro a un cassonetto della plastica, era viva e ricoperta da scotch, salvata giusto in tempo all'arrivo del camion dei rifiuti. Che coscienza ci vuole uno che ha fatto una cosa così? Il Natale che non ti aspetti lancia la Digital Edition dall'8 dicembre al 6 gennaio, tanti eventi a portata di click promossi dalle Proloco della provincia di Pesaro Urbino. La città di Fano accende il Natale con l'Orchestra Sinfonica Rossini e le ginnaste dell'Aurora, dal teatro il messaggio del sindaco Seri. Sarà un Natale diverso ma ricco di sentimenti e di voglia di rinascere. Restiamo uniti e solidali. Buonasera, benvenuti su Fano TV, lo avete sentito dai titoli, nel pomeriggio è arrivata la conferma, da domenica 6 dicembre le Marche tornano in zona gialla, lo ha annunciato con un post su Facebook il presidente Francesco Acquaroli, che ha aggiunto: questa notizia ci fa piacere ma non deve essere considerata come una esenzione da ogni responsabilità, il virus continua a circolare ogni giorno, registriamo un numero di soggetti positivi ancora cospicuo, se non è necessario, ha ribadito, dobbiamo cercare di evitare luoghi di potenziale affollamento, dobbiamo impegnarci al massimo per far sì che la nostra regione resti stabilmente in fascia gialla. Il governatore poi ha lanciato un appello ai marchigiani: mi raccomando, ha scritto Acquaroli, il colore della nostra regione è nelle vostre mani. Regole, divieti e raccomandazioni, il premier Giuseppe Conte ieri sera ha illustrato il nuovo decreto per le festività, dopo un riassunto delle norme in vigore già da oggi sentiremo anche il parere dei fanesi che è stato raccolto da Letizia Marchionni. Dobbiamo continuare ancora lungo questa strada, dobbiamo attendere che il piano dei vaccini possa essere operativo, dobbiamo attendere le cure monoclonali, arriveranno tutte col nuovo anno. Però è chiaro che questo sarà un Natale diverso da tutti gli altri, non meno autentico. Un Natale singolare ed inedito, quello che ci aspetta, lo dice il Premier Conte che ieri ha presentato le nuove misure raccolte nel DPCM in vigore a partire da oggi fino al 15 di gennaio. Prevale la linea dura ed il rigore per un Natale blindato, necessaria, spiega Conte, per scongiurare una terza ondata. Queste le misure principali. Nessuna speranza per gli impianti sciistici confermati chiusi fino al 6 gennaio. Per lo stesso periodo vale anche lo stop alle crociere. Prevista la quarantena per chi rientra dall'estero tra il 21 dicembre ed il 6 gennaio, anche per gli stranieri che arrivano nel nostro paese. Restano aperti i ristoranti degli alberghi di tutte le regioni, ma il 31 non sarà possibile organizzare cenoni e veglioni. Sarà permesso solo il servizio in camera. Per quanto riguarda la scuola, riprenderà la didattica in presenza al 75% per le scuole superiori a partire dal 7 gennaio. Per bar e ristoranti, invece, le restrizioni cambiano in base alla zona. Se rossa e arancione, sarà permesso l'asporto dalle 5 alle 22 e la consegna a domicilio, mentre in zona gialla i locali potranno restare aperti fino alle 18 anche nei festivi, ma ogni tavolo potrà ospitare al massimo 4 persone se non conviventi. Allungato l'orario di apertura dei negozi, che quindi potranno prolungare l'attività fino alle 21, mentre nei centri commerciali, nei festivi e prefestivi fino al 15 gennaio saranno aperti solo alimentari, tabacchi, farmacie, edicole, sanitari e vivai. Tra le misure più discusse, gli spostamenti. Dal 21 dicembre al 6 gennaio saranno vietati tra regioni se non per comprovati motivi, anche per raggiungere le seconde case.
Il 25, 26 e 1 gennaio bloccati gli spostamenti anche tra un comune e l'altro, ma sarà sempre possibile tornare nel proprio domicilio e potersi muovere per motivi di salute o altre necessità. Resta il coprifuoco dalle 22 alle 5, che a Capodanno però diventeranno le 7. Che cosa ne pensa del nuovo DPCM uscito ieri? Rispettiamo prima, va bene, la salute della gente e la vita, che continui nel bene e nel male. Signora, lei andava in ristorante a Natale di solito? No, di solito a casa con i figli. Anche quest'anno, sì. Immagino. Penso proprio di sì. No, i figli non so se vengono, perché hanno talmente paura e allora non lo so. Ci vuole un pochettino di sacrificio. Lei era abituata ad andare a mangiare nei ristoranti a Natale, magari? No, allora Natale no, però diciamo il weekend oppure anche durante le feste qualche uscita la facevo, l'ultimo dell'anno quasi sempre. E quest'anno invece come andrà? Quest'anno sto a casa con mio marito, prendiamo da sport. Natale facciamo in famiglia e saremo in quattro. Sono completamente d'accordo con tutte le restrizioni che sono state previste, perché secondo me solo così riusciamo. Penso che non sia così equo, nel senso che noi ci chiudono dentro e invece ai clandestini ce li mandano dentro in Italia senza nessun controllo. Se dobbiamo rimanere così, non è questo lavorare, questo qui è regalare un qualche cosa alla città, perché ci sembra una cosa non fatta bene tenere chiuso, soprattutto così in centro, certi locali, ma sicuramente rimettiamo dei soldi tutti i giorni. Nel periodo natalizio c'è un miglioramento in vista, secondo lei, un po' più di lavoro anche con l'apertura? Io credo di no, proprio i ragazzi sono spariti, non ci sono più ragazzi che girano, non hanno più voglia di vivere. Secondo me tutte queste cose che stanno facendo ci hanno un po' tolto la dignità di vivere. Questo nuovo decreto fa riaprire i negozi fino alle 21 con l'idea di spalmare un po' la clientela in tutti questi orari. Secondo lei è utile? Dubito che ci sia gente fino alle 9 in giro, perché qui già dalle 7 comincia a esserci un po' il coprifuoco. Poi essendoci i bar chiusi fino alle 6, sicuramente questo porta via. Cioè, che cosa ne pensa del coprifuoco a Capodanno? Comunque si tratta dell'annullamento praticamente del conto alla rovescia. Cosa ne penso? Ne penso che purtroppo non possiamo festeggiare con amici perché era il giorno più bello dell'anno alla fine. Io l'anno scorso addirittura ero a Lanzarote, quindi mi sono divertito parecchio e questo qui blocca un po' tutto. Oggi con le cose moderne cosa c'è? Skype, c'è WhatsApp, ci si vede lì. Cioè, se questo serve a far abbassare la curva, tutto va bene. Parlando di vacanze, invece lei, non so, andava in vacanza, faceva dei viaggi in questo periodo Natale, quindi ne risente? È raro che vada da qualche parte, quindi personalmente non ne risento, ma ho parecchie persone che conosco che andavano a sciare e quest'anno non potranno andarci. E ovviamente sono dispiaciuti, però accettiamo con pazienza e sperando che finisca tutto qui. Ma eravate abituati ad andare in vacanza in questo periodo? Alla grande, sì, fino all'anno scorso, adesso ci è rimasto solo i ricordi, parliamo quanto si faceva, cosa abbiamo fatto. Adesso per quest'anno il 2020 lo passiamo così, come dicono i nostri superiori, Conte, diciamo cosa devo dire, rispettiamo le leggi. E sono 9 i decessi registrati nelle Marche nelle ultime 24 ore, tra le vittime anche una pesarese di 72 anni e un uomo di 64 anni, residente a Corridonia, che non presentava patologie pregresse. Nell'ultima giornata sono stati rilevati 492 positivi su oltre 1600 tamponi, altri 42 sono emersi nel percorso screening antigenico e dovranno essere confermati con tampone. Lo fa sapere il Servizio Sanità della Regione. 167 casi sono in provincia di Macerata, 105 in quella di Pesaro Urbino, 92 nell'Anconetano, 70 Fermo, 48 in provincia di Ascoli Piceno e 10 da fuori regione. Sono 64 i contagiati con sintomi. Ancora in calo i ricoveri negli ospedali, che arrivano a 605, meno 9 rispetto a ieri. 6 i pazienti in meno nei reparti semi-intensivi, 1 in meno in terapia intensiva, quindi passano da 88 a 87. E dal 10 di dicembre si attiva nelle Marche, ma anche in Umbria, il 112, numero unico di emergenza europeo, e la sede operativa sarà ad Ancona. Direi che
È un progetto che è stato realizzato dai nostri tecnici, dall'ingegnere Ferretti, e penso che questo serva per sottolineare l'importanza di mettere in rete le esigenze dell'emergenza non solo sanitaria ma anche del soccorso pubblico, dei vigili del fuoco, della sicurezza pubblica, quindi polizia e carabinieri, con una centrale qui ad Ancona che opera per entrambe le regioni ma che travalica anche addirittura le nostre due regioni, arrivando persino in Toscana ove se ne presentasse l'esigenza. C'è da aggiungere che soppianta sostanzialmente una multiforme organizzazione del soccorso che era caratterizzato da numerosi numeri che continueranno a funzionare ma che coinvolgeranno tutti nel 112. Nella regione Marche e nella regione Umbria partirà questo servizio dal 10 di dicembre, quindi fra pochi giorni, e incomincerà a funzionare per i prefissi telefonici della provincia di Ancona, quindi lo 071, 0731 e 0732. Quindi praticamente la zona Jesi, Fabriano e Ancona. Significa avere la possibilità di fatto di aiutare moltissimo le forze dell'ordine nella localizzazione. Poi vengono attivati tutta un'altra serie di servizi che sono per esempio nel caso degli ipodenti, ipovedenti, sistemi di messaggistica che consentono anche alle persone disabili di comunicare con la centrale. Di tutti i distretti della Regione Marche e della Regione Umbria avverrà entro il 30 marzo del prossimo anno. Quindi dal 30 marzo del prossimo anno tutte e due le regioni saranno completamente allineate su questo nuovo numero di emergenza europeo. E la Giunta Comunale di Fano ha anche annunciato le modalità con le quali verranno distribuiti i bonus spesa per le famiglie in difficoltà. Allora sentiamo tutti i dettagli nel prossimo servizio. In arrivo aiuti economici per le famiglie in stato di bisogno. Tutti i 9 comuni dell'ambito sociale 6 hanno aderito all'atto di indirizzo per distribuire i bonus spesa con le stesse modalità. Lo strumento è sempre la tessera sanitaria che verrà utilizzata come bancomat garantendo semplicità e riservatezza. L'erogazione avverrà in due fasi, la prima attraverso un bando che sarà aperto da mercoledì prossimo 9 dicembre fino alle ore 13 del 16 dicembre. Entro le successive 48 ore avverrà l'accredito. La seconda fase invece sarà a febbraio per coloro che nei prossimi mesi si troveranno in difficoltà. A Fano la cifra complessiva è di 620.000 euro, di cui 300.000 di risorse comunali. A questi vanno aggiunti 30.000 euro destinati alle famiglie già seguite dai servizi sociali. L'operazione è stata denominata Abbracci Comuni. In questa fase chiaramente gli abbracci purtroppo non si possono tenere, non si possono fare, non si possono praticare, però vogliamo davvero andare incontro, aprirci alle persone che sono e ai nuclei familiari che sono più in difficoltà di altri. Il periodo da prendere in considerazione per la richiesta di bonus spesa è il mese di novembre. La procedura è interamente online. Sul sito dell'ambito si troverà un link dedicato e sarà sufficiente compilare i campi vuoti e inviare la domanda. Per far sì che venga accolta sarà fondamentale rientrare nelle soglie stabilite. I criteri sono: per un nucleo con un componente il reddito netto o emolumenti netti di vario titolo deve essere inferiore a 800 euro. Per un nucleo con due componenti inferiore a 1.000 euro, per nuclei con tre o quattro componenti 1.300 euro, quindi non bisogna superare questa soglia, e infine per i nuclei con 5 o più componenti 1.600 euro. Altro criterio è quello della liquidità, il saldo complessivo del nucleo familiare tra conti correnti, libretti di deposito, postali e bancari non deve superare i 5.000 euro, definite inoltre le priorità. Verrà data priorità nella graduatoria definitiva alle famiglie, a quei nuclei familiari che non hanno percepito sempre nel mese di novembre alcuna forma di sostegno pubblico, quindi reddito di cittadinanza, reddito d'emergenza, NASPI, cassa integrazione o quant'altro. La seconda priorità è quella per i nuclei
invece familiari che sono in affitto, quindi che pagano un canone di locazione o pagano la rata per il mutuo prima casa. La terza priorità è per i nuclei familiari con minori all'interno, quindi con figli minori, e la quarta e l'ultima è quella per i nuclei con un numero maggiore di componenti, quindi a parità diamo la priorità a quelle famiglie più numerose. Avvolta con il nastro adesivo e poi abbandonata in un cassonetto della plastica. La triste storia, per fortuna a lieto fine, di una gattina di 6 mesi salvata oggi a Villa Betti a Pesaro. Abbandonata in un bidone della plastica, avvolta nel nastro adesivo senza poter muovere le zampe o la coda e quasi senza respirare. È così che Rosalba Ceccomarini e Orlando Gentiletti hanno trovato questa mattina a Villa Betti una gattina di 6 mesi, poco prima che il camion per la raccolta della plastica svuotasse il bidone, seppellendo così il cucciolo tra i rifiuti. Era sotto numerosi sacchi dell'immondizia, immobilizzata e infreddolita. L'hanno salvata in tempo grazie ad una donna che l'ha sentita piangere ed ha subito avvisato Rosalba e Orlando, volontari EMPA. Siamo andati a vedere e abbiamo trovato sto gatto tra la plastica, sotto mezzo metro di plastica. Era tutto incerottato con la carta, lo scotch cartato. Abbiamo tirato su, l'abbiamo portato a casa. E dopo a casa abbiamo portato giù l'ASL a fargli una visita, qualcosa. Adesso ce l'hanno portato, ci fanno sapere se sta, se c'è qualcosa. Se sta male, se sta bene, adesso l'abbiamo messo nella gabbia. Ora la gattina sta bene, si trova con Rosalba e Orlando che l'hanno liberata e portata al caldo in casa loro, dove ha trovato la compagnia degli altri 70 gatti, tutti sterilizzati, vaccinati e censiti in ASUR, di cui la coppia di volontari si prende cura. Nonostante la cattiveria di coloro che l'hanno abbandonata, non ha comunque perso la fiducia negli umani. Stava bene perché abbiamo dato da mangiare e mamma mia, si è strafogata, perché non lo so da quant'è che era lì. Può darsi che era poco perché si è ripresa bene, ma si vedeva che era una gatta di casa, perché non ha soffiato, non ha graffiato, non era buona buona. Perciò era qualcuno che ce l'aveva a casa e ha preso qualcosa, l'ha buttata, l'ha girata con lo scotch e l'ha buttata nel cassonetto, ma è una roba fuori del vano. Avete sporto denuncia a qualcuno oppure qualcuno? Per venire giù da Mombaroccio la guardia faunistica, il comandante, che stasera che facciamo denuncia noi, ma anche la Campomori qui dell'ASL di Pesaro ha detto faceva denuncia anche lei, perché è una cosa brutta un bel po'. Se non lo vuoi più, lascialo fuori, vedrà lui, no? Gira, mangerà un topo. Lo trova qualcun altro, ma non legarlo così, in giro qui, intorno al collo, la coda sotto la palla, tutto legato, era tutto legato dappertutto. È pronta per essere accolta in una nuova famiglia che possa prendersi cura di lei ed amarla come chi l'ha abbandonata non è stato capace di fare. Se qualcuno volesse adottarla, fa sapere Rosalba, potete contattarla al numero 338-1956-789. Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina intorno alle 11 in strada Montefeltro, poco prima della rotatoria di Case Bruciate. Coinvolte nello scontro 3 auto che si sono tamponate e una moto travolta da una delle vetture. Il Centauro è stato trasferito in gravi condizioni all'ospedale regionale di Torrette di Ancona a bordo di una eliambulanza. Sul posto anche la Polizia Municipale per i rilievi di legge. I carabinieri di Mondolfo invece hanno arrestato un 39enne del posto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Durante un controllo anti-Covid i militari hanno fermato l'uomo a bordo di un'auto, ma vedendolo nervoso hanno deciso di perquisirlo. In una tasca dei jeans aveva un involucro in cellophane con 40 grammi di cocaina purissima. In casa invece è stato trovato il materiale per il confezionamento delle dosi. Questa mattina si è tenuta l'udienza di convalida e il mondolfese è stato sottoposto agli arresti domiciliari.
Al Duomo di Fano, sempre in mattinata, il vescovo Armando Trasarti ha officiato una messa in onore di Santa Barbara, patrona della Marina Militare e dei Vigili del Fuoco. Al termine della funzione eucaristica, che si è svolta in forma ristretta, i celebranti hanno sottolineato l'importanza della sinergia e dell'unione di intenti tra tutte le istituzioni e le forze di polizia, chiamate quotidianamente a prestare servizio a favore della collettività, soprattutto in un momento così difficile a causa della pandemia. E ci rispostiamo a Pesaro, dove questa mattina è stata presentata l'edizione digitale del Natale che non ti aspetti. Tanti eventi promossi dalle Proloco a portata di click. Il servizio di Angelica Panzieri. Posizionato su una maniera in modo digitale. Arriva l'edizione digitale del Natale che non ti aspetti, un pieno di eventi che riempiranno di atmosfera natalizia la provincia di Pesaro Urbino, con il coinvolgimento di oltre 20 borghi. Si parte l'8 dicembre, si arriverà fino all'Epifania, con una versione completamente online per via dell'emergenza sanitaria che gli amanti del Natale potranno seguire attraverso la pagina Facebook dell'evento. Un brand consolidato, coordinato dalle Proloco di Pesaro Urbino, promosso dalla Regione Marche e dalla provincia, in collaborazione con Confcommercio. Magie e suggestioni a partire dall'8 dicembre, quando un fascio di luce rossa illuminerà un monumento simbolo di ogni borgo aderente all'iniziativa. E a far divertire i più piccoli ci penserà Babbo Natale Digitale. Abbiamo tante idee, da oggi il sito online, ilnatalechenontiaspetti.it, sul sito troverete le ricette, troverete i ristoranti che parlano del nostro territorio, quindi presentano i propri menù, troverete l'artigianato artistico e quindi dando spazio anche a tutte queste attività, perché in questo momento hanno sofferto più di altri, quindi stiamo puntando tutto su questo e cercando di portare tutti quei turisti a livello nazionale ad acquistare i nostri prodotti. È vero che non è uguale ad essere qui sul posto, però ad acquistare i nostri prodotti e dare man forte, perché poi se riusciamo a far mantenere vive le attività, sono quelle stesse attività che il prossimo anno ci daranno aiuto per poter realizzare di nuovo il progetto del Natale che non ti aspetti. Tutte le informazioni sono disponibili nel nuovo sito www.ilnatalechenontiaspetti.it, una manifestazione che vuole essere d'aiuto per le attività del territorio e per tutta la filiera dei prodotti tipici locali. Bene ha fatto l'UMPLI a decidere di riconfermare il Natale che non ti aspetti con la creazione di un sito apposito, un sito internet che dà la possibilità comunque di conoscere i ristoranti che propongono dei menù particolari legati alla tradizione natalizia, con la possibilità anche di conoscere i prodotti artigianali che le nostre aziende artigiane fanno sul territorio. Le manifestazioni natalizie hanno incrementato i flussi turistici nella nostra provincia, hanno fatto lavorare i ristoranti, hanno aumentato i consumi nei negozi, portando tanti turisti nella nostra provincia, cosa che ovviamente quest'anno ci mancherà molto. E a Fano ieri sera è stato acceso l'abete in piazza 20 settembre al termine di uno spettacolo senza pubblico che è stato trasmesso anche in diretta su Fano TV. Il servizio di Filippo Pucci. La luna nel cielo scuro, accompagnata dalle velature delle nuvole, ha illuminato la piazza vuota ieri sera per l'accensione dell'albero di Natale di Fano. Un'inaugurazione così del Natale più fanese non si era mai vista. Pochissima gente, soltanto alcuni fotografi, qualche curioso e le forze dell'ordine. Niente effetti scenografici e niente atmosfera dal vivo, ma grazie alla regia di Harris e Chiaroli, attraverso la diretta su Fano TV, è stato possibile trasmettere nelle case dei fanesi e non solo la cerimonia di accensione. A far da padrone la serata è stato il concerto eseguito all'interno del Teatro della Fortuna dall'Orchestra Sinfonica Rossini e dall'esibizione delle campionesse della ginnastica Aurora che con i loro movimenti hanno emozionato tutti. Al culmine dello spettacolo, le ragazze sulle note dell'Alleluia sono uscite nella piazza vuota e, come per magia, hanno acceso l'albero contornato da 25.000 luci LED, comprese le luminarie lungo il centro storico.
Prima della cerimonia, però, il sindaco di Fano e l'assessore Lucarelli hanno voluto lanciare un messaggio di speranza alla città. Il Natale è anche momento di solidarietà. Solidarietà che oggi, come non mai, vogliamo dimostrare verso coloro che in questo anno che volge al termine hanno sofferto a causa del Covid e delle sue conseguenze. Saranno festività che non dimenticheremo, perché sarà un Natale diverso. Ma diverso non significa più brutto, per forza brutto, meno festoso e più triste. Quando le cose sono sempre uguali, spesso non facciamo caso ai particolari. Non apprezziamo alcune caratteristiche di valore e tendiamo a dare tutto per scontato. Quando invece qualcosa cambia, anche le nostre percezioni mutano e diventiamo più attenti e sensibili a cosa conta davvero. Ecco allora che la diversità può essere intesa anche come sintomo di ricchezza, quando ci aiuta a valutare meglio quali sono le cose veramente importanti della vita. Restiamo uniti, restiamo solidali e rispettiamo chi ci è vicino. Solo così riusciremo a ripartire il prossimo anno con successo. Buone feste a tutti. A conclusione dello spettacolo, scattate le 10 di sera, il centro città si presentava così. E oggi pomeriggio è stato posizionato il presepe realizzato dai maestri carristi dell'associazione Carnival Factory. L'opera di medie dimensioni è stata installata nei giardini Roma al Pincio di Fano e sarà visibile fino al prossimo 6 gennaio. E vi ricordo che lunedì sera ci sarà l'ultima puntata dell'anno di Primo Cittadino e l'ospite sarà il sindaco di Fano Massimo Seri. Dal 9 di gennaio invece fino al 30 torna su Fano TV alla scoperta dei presepi, il concorso dedicato ai presepisti delle Marche. Per partecipare vi ricordiamo che potete inviare 3 foto oppure un video di 20 secondi, mi raccomando girati con il telefono in orizzontale a presepi@fanotv.it. E subito dopo di noi le previsioni del tempo, poi una nuova puntata di Casa Fiorenzo, seguirà uno speciale, la 12ª edizione di Marcangolo. Io vi ringrazio per la vostra attenzione e vi ricordo il numero di telefono dedicato alle vostre segnalazioni 338 4968 250. Grazie e buona serata a tutti voi.